E bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dal vostro FabiGamer90. Oggi sì, siamo ritornati dopo tantissimo, ma tantissimo, tantissimo tempo su FIFA Mobile. Veramente raga, da quanto tempo che non vi porto FIFA Mobile, veramente. Da ottobre che non lo porto minimo. E se non dico male, ancora tipo agli albori, possiamo dire, del canale, quando ancora eravamo sui 26 iscritti, sulla trentina di iscritti. Quindi raga, immaginatevi. Ho deciso di riportarlo, quindi se avrò voglia lo continuerò a portare. Se mi dovrei stufare vedrò se portarlo o no, che dipende anche da me se mi stufo o no e di portarlo. Quindi raga, riprendiamo da qui, ma prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, e vi ricordo anche di seguirmi nei miei social Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, eccetera eccetera. Vi lascio i link qui sotto in descrizione, ma potete trovare i link dei miei social e nelle informazioni del canale. E la stessa cosa per i due canali YouTube. Se volete, venitevi ad iscrivere nell'F90 Sport e nell'F90 Extra. E potete trovare i due canali YouTube nell'home di questo canale, o nella descrizione dei video, o nelle informazioni del canale, dove trovate i link dei social e anche i link dei due canali YouTube. Io direi che possiamo partire. Allora, da tantissimo tempo che non tocco FIFA Mobile. Allora, prima di tutto, primo, visto che hanno rimesso il logo della Juve, quello normale, ci andiamo a rimettere il logo della Juve. Se riesco a trovarlo, vediamo. Dovrebbe essere qui, eccolo qua, raga. Selezioniamo lo stemma della Juve. Allora, vediamo se hanno cambiato qualcosa, perché raga, da tantissimo tempo che non lo tocco, Quindi vediamo cosa c'è. Qua vabbè, c'è il Totti che forse è nuovo. Boh raga, non mi dà indicazioni, quindi forse è già c'era quando dopo i primi tre episodi. Madonna santa, qua che cacchio di squadrone questo qua che ha. Che se pazzesco. Poi vediamo le icone. Vabbè raga, vediamo cosa c'è negli eventi live. Un pochettino sembra un pochettino cambiato lo sfondo. Vediamo. Ah, ci sono i mondiali che scadono tra 185 giorni, quindi parliamo davvero da tanto. Il Tour Lega è rimasto, poi c'è la moneta sfida che è rimasto, i percorsi icona che è rimasto, la stessa cosa per gli allenamenti giornalieri che sono rimasti. Forse i mondiali e il viaggio eroi. Io direi che andiamo a vedere questo qua. Dei mondiali che alla fine ha vinto l'Argentina. Ora puoi vivere l'intero torneo della FIFA World Cup in FIFA Mobile. Inizia il tuo viaggio della FIFA World Cup contro avversari di varie difficoltà. Ricorda, maggiore la difficoltà scelta, migliori saranno i premi che otterrai grazie alle vittorie. A breve potresti vincere la FIFA World Cup. Ok, abbiamo principiante, esordiente, dilettante, esperto. Poi raga, vabbè, sbloccando qua, sblocchiamo anche il campione e leggenda. Io direi che iniziamo con principiante, perché non voglio rischiare. Ah, vedete, possiamo anche selezionare una squadra del mondiale. Il Qatar, vabbè, che è uscito subito. L'Inghilterra. Raga, c'è tanta roba qua. Vediamo, c'è il Brasile, il Portogallo. Raga, io mi prendo l'Italia, raga. Prendiamoci l'Italia. Perché vabbè, raga, peccato che è selezionato Italia, la squadra non qualificata a torneo. E certo. E vabbè raga, però. Ah, va bene. Ah, avete visto? Minchia. Raga, ci hanno messo nel girone A. E vediamo allora. Facciamo questo torneo. Minchia, raga, è come FIFA 23 praticamente. Poi abbiamo un girone da fare. E siamo con il Qatar, con l'Olanda e con quella lì, con quella squadra lì, non me lo ricordo. Vediamo formazione. Guardiamo la formazione. Abbiamo Donnarumma in porta, Insigne, Immobile, Chiesa, Verratti, Jorginho, Barella, Spinazzola, Acerbi, Bonucci e Di Lorenzo. Ok. Va bene, va bene. Vediamo se c'è tipo qualche riserva. Vediamo, giocatori. Vediamo, vabbè, c'è Verratti. Vediamo se Verratti c'è, sta giocando. Sì, sta giocando Verratti.
Di Lorenzo, Cecchena. Vabbè, raga, lasciamo così. Poi andremo a sostituire, a fare dei cambi. Prima di tutto riprendiamo di nuovo, riprendiamoci la mano, con questo, con Vivo Mobile, perché davvero da tanto tanto tempo che non lo tocco. Quindi bello, raga, mica è male, oh, come tipo FIFA 23, perché se non dico male su FIFA 23 c'era la cosa dei mondiali dove ti potevi fare il girone, gli ottavi, eccetera eccetera, praticamente. Quindi vediamo, vediamo. Allora io direi che facciamo subito offensiva. Vediamo. Vabbè, questa è la formazione che già abbiamo visto. E madonna santa, che cacchio di formazione che hanno questi. Ok, non male, non male. Lo stadio non è male. Chiesa praticamente sembra uguale. Vabbè, direi che raga, iniziamo. Calcio d'inizio, raga, veramente da tanto tempo che non ci gioco. Quindi scusatemi, ma ci dovrò riprendere un pochettino la mano su sto gioco. Spero che da cellulare è abbastanza semplice. Attenzione, facciamo il filtrante sull'Immobile. Attenzione, ed è rete. Immobile, Ciro, al quinto minuto. Madonna santa, raga, per fortuna che l'ho fermata. Per fortuna che Ciro l'ha fermata la palla. Veramente, raga, che cacchio di gol che abbiamo fatto. Bellissimo. Però se così è troppo facile, sarebbe troppo facile. Attenzione. Ok, vabbè, la telecamera lasciamo uno. Vediamo quale telecamera ci sono. Vabbè, non me lo fa vedere. Attenzione qui. Il Qatar prova, però già Di Lorenzo la prende. Gliela passiamo a Barella, che ha fatto il litigio con Lukaku. Chiesa, che purtroppo quest'anno sta avendo sfortune su sfortune. Vediamo il passaggio, attenzione. E Immobile, doppietta. Madonna santa, che cacchio è Immobile. Ciro, Ciro, segna Ciro. E vabbè, però così, raga, sembra, mi sembra un po' troppo facile così a me, però. Mi sembra un po' troppo facile, però. Attenzione. Mannaggia. Abbiamo... Quindi, che stanno a fare? Hatem. Hatem, attenzione, la prende Jorginho. Attenzione, la facciamo equilibrata, facciamo equilibrato, Così forse noi rompiamo troppo le cose, possiamo dire. Attenzione. Proviamo il tiro. Madonna! Che cacchio è successo? Cacchio è successo, raga. Cacchio è successo. Mi sa l'aveva parata. Ma raga, no, vabbè. No, vabbè, raga, che cacchio di gol abbiamo fatto. Mamma mia. Ma che cacchio è? Proprio vabbè, raga, pazzesco, pazzesco. Attenzione. Verratti, la prende Verratti, attenzione, madonna di scivolata. Attenzione, proviamo il tiro. Attenzione, che parata, ed è calcio d'angolo. Mamma mia, che diavolo di parata. Solo che pure io da lontano, attenzione, ed è rete. Acerbi, segna Acerbi, ed è 4-0. Raga, lo stiamo umiliando al Qatar. Già 4 gol in 33 minuti. Quando sarebbe stato bello, quando sarebbe stato bello vedere un'Italia così nei mondiali. Peccato che è uscita contro il Nord Macedonia. Veramente, raga, peccato. Che forse questa Italia poteva essere veramente da mondiale, forse, forse. Sarebbe stato bello. Attenzione qui Chiesa, dimmi che non è fuori gioco. Attenzione qui Chiesa. E vabbè, 5-0. 5-0. Che cosa stiamo a fare, raga? Che diavolo stiamo facendo? Mettiamo difensiva visto che ci siamo. Tanto 5-0, praticamente l'abbiamo blindata sta partita. Allora io direi che non facciamo neanche correre troppi giocatori. Vediamo, attenzione. Attenzione, quanto mi sta laggando. Quanto mi ha laggato. Però che gol, ma quanto mi ha laggato. Veramente non lo so se nel video si vedrà tutto sto lag. Ma raga, quanto cacchio mi ha laggato. Vediamo quale altre telecamere ci sono. Ci sarebbe questa qui. Questa. Se mettiamo la... questa qua, raga, mettiamo. Che mi piace un po' di più sta tele... questa qua, questa telecamera. Attenzione, sì, vabbè, raga, quanto cacchio sta a laggare. Porca putrettola. A volte, raga, mi dà dei colpi di lag pazzesco. Manco Minecraft lagga tutta così tanto, praticamente. Siamo al 50esimo dei 90 minuti previsti. Attenzione. Prova l'attacco al Qatar.
che praticamente sta è umiliato. Ah, minchia raga, bello. Raga, come su FIFA. Praticamente ti arriva, ti consiglia il gioco di cambiare il giocatore, di sostituirlo. Bello, raga. L'hanno aggiornato bene, veramente. L'hanno aggiornato davvero molto bene. Tensione qui. Tensione. Mamma mia, raga, Belotti. Entra Belotti e segna. Belotti, giocatore della Roma. 7-0 praticamente, raga, pazzesco. Possiamo provare a fare anche il 10-0. Possiamo provarci, eh. Possiamo veramente provarci, ma veramente tanto. Attenzione. La prende lì. Attenzione, Boudaf. Attenzione, Acerbi la prende. La recupera l'Italia. Attenzione, la passiamo a Jorginho. Chiesa. Attenzione. Perfetto. Belotti, non mi fare cacchiata. Attenzione, Chiesa. Che passaggio. Che passaggio della Madonna. Veramente. Che passaggio della Madonna. Minchia raga. Mettiamo offensivo. Voglio provare a fare il 10-0, raga. Proviamoci, raga. Proviamoci. Voglio fare questo tentativo, raga. Voglio fare questo tentativo. Mettiamo Berardi. Ok, lasciamo riposare Chiesa. Se me l'ha fatto la sostituzione. Attenzione. Attenzione, attenzione. Ti prego. Attenzione, Belotti il tiro. E vabbè. Raga. Easy, è veramente troppo facile. L'abbiamo umiliato al Qatar praticamente. L'abbiamo umiliato. Ora entra, ah, ora entra Berardi, me l'ha fatta. Entra Muntari. Che Muntari. Boh. Proviamo, raga, a fare il 10-0. Ci voglio provare, raga. È il mio obiettivo, ci voglio provare. Attenzione, se ce lo lasciano fare. Anche se di quanto è facile, raga. Mi sa che ce lo fanno fa tranquilli, tranquilli. Attenzione. Berardi. E raga, che gol. 10-0. Questa volta veramente umiliati in una maniera spaventosa, raga. Li abbiamo umiliati in una maniera spaventosa. 10-0. 10-0. Raga, posso dire, possiamo stare anche un po' calmi, perché tanto l'abbiamo vinta, l'abbiamo portata a casa. Raga, super, super vittoria, veramente. Che vittoria. Vediamo, proviamo a fare anche in caso la seconda partita. Vediamo. Vediamo. Proprio bello. L'hanno fatto pure qua bello. 12 tiri in porta contro solo l'uno di del Qatar. 52% di possesso palla per l'Italia. 90% ci sono i passaggi alla pari. 0 falli e 0 fuorigioco. Bello, raga. Pure gol praticamente. Boh, li abbiamo massacrati praticamente, raga. Li abbiamo massacrati. Ora raga, vorrei andare a vedere. Voglio andare a vedere qua il viaggio eroi. Vediamo come è formato questo viaggio eroi. Che non l'ho visto. Qua non mi dicono niente. Ok. Vediamo. Fase 1. Fase 1. Cacchio. El Torero. Capitan Colombia. Deluge. Ok. Il magnifico. Ma che cacchio è, raga, sta roba? Chiave eroe, vabbè. Fase 3. The Hague, Freddy Phoenix, El Moro. Ok, Golden Boy. Ok. Human Vol, El Principe. E The Wolf. Vabbè, raga, proviamo a fare qua, va, proviamo a farlo. Che ci danno punti eroi per 15. Quindi 15 punti eroi. Praticamente, perfetto. E vabbè, raga, perché mi danno tutti sti giocatori che li vorrei? Foden, Rodri, Ruben Dias, Ederson, Bernardo Silva, Haaland. E vabbè, raga, con la maglietta della Juve. Attenzione, con Haaland, minchia. Ma scusi, io Haaland non ce l'avevo. Raga, non mi ricordo se ce l'avevo veramente Haaland. Però vabbè, se ce l'abbiamo, meglio è se ce l'avevamo ancora. Molto bene, molto bene. Attenzione. Viaggio eroi per 15, perfetto. Ok. Vedete, per ora l'Arsenal qui è più forte, quindi però ci facciamo gli allenamenti. Raga, bello questo ritorno. Pensavo peggio, pensavo di fare una brutta fine. Sì, vabbè. Benzema, Courtois, Modric, Vinicius Junior, Kroos.
Valverde, Militao, Madonna, però raga, così è. Madonna. Vediamo, Pulisic, ma io raga, queste cose qua li odio, sti allenamenti qua, veramente. Li odio sul gioco. Attenzione, però veramente, raga, ce l'abbiamo fatta facile facile. Ok, non abbiamo l'ultimo, non l'abbiamo azzeccato. Vabbè, pazienza, raga, pazienza, pazienza. Evento principale, abbiamo sbloccato una missione. Ok, punti eroe 30. Però vorrei vedere cosa ci facciamo con questi punti eroe. Adesso ci andiamo a concludere questi due allenamenti. Vediamo cosa servono. E vabbè. Messi, Mbappé, Neymar, Hakimi, Marquinhos. Poi che mi vuoi mettere? Maradona e Pelé. Maradona, Pelé. Oh. Bello, raga. Marò, la maglietta della Juve è troppo bella. Io, raga, li odio queste cose. Li odio. Ti prego. E dai, però. Porca putrestola. Ti prego. Perfetto. Perfetto. Non so quanti punti dobbiamo fare. Però qua vabbè, è facile. Raga, ce l'abbiamo fatta. Dopo i primi due tentativi dove li abbiamo cannati di una maniera pazzesca. Punti eroe per 45. Perfetto. E punti eroe 60. Quindi, raga, vanno ad aumentare. Vabbè. Son, Kane, Romero, Lloris, Perisic e Kulusevski. Quindi Kulusevski 101. Quindi che cacchio è? Peccato che se n'è andato dalla Juve Kulusevski. Però vabbè, pazienza. Pazienza veramente. Attenzione. Vediamo, tiriamo qui. Perfetto raga, perfetto. Perfetto. 600 punti. Ok. Vabbè, così raga, ce l'abbiamo fatta, raga, ce l'abbiamo fatta. Ok, va bene, abbiamo fatto 60 punti. Perfetto. E cosa servono? Ah, raga, vediamo, facciamo questo, va. Facciamo questo, vediamo se ci danno un giocatore. Gino, Ginola. Che cacchio di giocatore è? Che non lo so. Boh. Però vorrei capire a che cacchio servono questi punti eroe, mannaggia. Proprio vorrei capire per a cosa servono. Vorrei proprio capire, vediamo. Questo dobbiamo, sì, 45. Buonanotte. Forse qua, vediamo, forse questi, questi no. Boh, raga. Non lo so a cosa servono, Forse servono per un mercato, vediamo, vediamo le missioni. Cosa dobbiamo ritirare? Ritiriamo qua. Perfetto. Un po' di gemme che non fanno mai male. Un po' di punti giornalieri. E raga, facciamo un nuovo livello. Perfetto. Tiriamo il premio. 3500 monete. Vediamo il toti. Vediamo, vediamo. Ok, gettone. Perfetto. Perfetto. Ok, voglio vedere allora cosa ci facciamo con questi gettoni. Andiamo nel Toti, va. Diventa squadra dell'anno. Non è che ci interessa proprio tantissimo di sta squadra dell'anno. Quindi noi basta che giochiamo e già siamo a posto, raga. Abbiamo 20 punti. E vabbè, qua ci sono gli squadroni. Vabbè, raga. Allora, voglio andare un attimo a rivedermi la squadra, perché da tanto tempo che non la vedo la squadra. Vediamo, compilazione automatica 81. Perfetto. Perfetto, ci ha messo Ginola. E già, raga, la squadra è forte. Sono tutti 80, 91. Forse il portiere dobbiamo migliorare. Raga, mica male, mica male la squadra. Non me la ricordavo così la squadra, se vi devo dire la mia. Non me la ricordavo. Poi appena potremo e ci andremo a fare. Ah, il mercato ce l'abbiamo. Ok. Sì, però Mbappé, facci ricordare un po' il gioco. Ah, le mosse abilità mi sa era quello che ti aumentava. Ah no. Ok. Ok. Va bene. Ok. Se le mosse abilità sono identificate, poi. Ok. Slot 1. Ok. Perfetto. Ok. Sì, è vero che il mercato è libero e potremmo andare a cercarci un portiere forte. Ce lo potremmo andare a cercare. Non un portiere che sia chissà cosa, però. Se raga, Koulibaly 104, Madonna santa. Vediamo se riusciamo a trovare.
Dov'era? Dove si cercava qua? Perfetto, vediamo se riusciamo a trovare un 80. Già raga, andrebbe bene, non è quel fatto. Un 80, squadra, lega, nazione, posizione. Andiamo a mettere portiere. Vediamo a cacchio ci trova. Che già raga, un portiere forte non sarebbe male, Vediamo a cacchio ci trova. Che okay, forse non ci facciamo niente con sti soldi, raga. Però io avevo cercato 81 almeno, non ho cercato chissà cosa, Quindi vediamo, 2 milioni. No, niente, raga. Il gioco, io ho chiesto di cercare uno di 81, ma ha cercato uno di 90. Andiamo a vedere il negozio se è cambiato qualcosa e poi concludiamo il video. Vediamo, nuovo, offerte di benvenuto. Ok. Offerta limitata, i toti. Ok, vediamo. Vediamo, no, questi non ce li abbiamo, purtroppo. Cara, mannaggia a me. Allora, dov'era? Toti, vabbè. Qua servono un miliardo di cose. Vediamo qua. Premi possibili, tanto so che mi darà potenziamento abilità, raga, non vi preoccupate. Tanto già questo lo so, raga. Ecco, vi ho detto. Io lo sapevo. Proprio c'è più possibilità che vi dà cose che potenziamento abilità che cose, veramente. Vediamo. Ah, bello, raga. Qua possiamo sbloccare gli stadi. Bello, raga. Non è male. Se ci fosse la Land Stadium me lo piglierei, veramente. Me lo piglierei, ma subito. Ok, giocatori base. Vabbè, FIFA Points Gem. E raga, che dire, grazie di aver visto questo video. Siamo ritornati su FIFA Mobile. Spero che questo ritorno vi sia piaciuto. Poi deciderò io se avrò voglia di portarlo ancora o no. Vedremo. E raga, che dire, dal vostro FabiGamer90 passo e chiudo.